Grazie ai 210.000 euro ottenuti dal CONI a fondo perduto tramite il Fondo Sport e Periferie, oggi denominato Sport e Salute, sono partiti ufficialmente lunedì scorso le operazioni di riqualificazione del circuito ciclistico Marconi a Fano. I lavori, programmati per ottobre, sono slittati di un mese a causa degli impegni organizzativi e per le situazioni meteo sfavorevoli. CONI conosce bene questo impianto, è unico in Italia, soprattutto in centro Italia, permette di far ciclismo in modo sicuro a tantissimi giovani. E questo progetto infatti è nato grazie alla collaborazione della società Alma Juventus Ciclismo, che ci ha aiutato anche nel progetto. È un progetto che nasce dal basso, ma come dicevi bene guarda al futuro, perché questo è un intervento che preserva questo impianto per noi diciamo 20-30 anni. È un punto di riferimento anche per gli amatori perché si chiude molto facilmente e poi ospita naturalmente, sapete tutti, il podismo, il pattinaggio. È un circuito davvero polivalente che va preservato, va messo in sicurezza ancora di più con gli accessi. Chiediamo anche un po' più di rispetto a tutti delle regole perché ci sono delle cartellonistiche e dobbiamo essere tutti fieri e tenere a cuore questo luogo. L'impianto, definito il più bello della città e teatro continuamente di manifestazioni anche a carattere nazionale, resterà chiuso per permettere i lavori degli operai in sicurezza. Una volta terminati i lavori, l'amministrazione, insieme al CONI, provvederà all'inaugurazione di tutto il nuovo circuito riqualificato. Abbiamo risanato l'intero circuito di 2340 metri, siamo intervenuti con il risanamento delle parti ammalorate, quindi anche in profondità, e l'asfaltatura totale della superficie. Domani dovrebbero terminare la fase d'asfalto, per cui potremo anche riaprire il circuito e apriremo il circuito, dopodiché in una seconda fase richiuderemo qualche giorno per fare la segnaletica orizzontale. Dobbiamo un attimino lasciare, tra virgolette, sgrassare l'asfalto in maniera tale che poi aderisca al miglior modo possibile la vernice. Per cui io credo da sabato mattina possano rientrare e gioire di questa bellezza. Ma nella testa dell'amministrazione comunale di Fano c'è anche la volontà di rimettere in sesto la pista d'atletica Zengarini. Sì, sicuramente partirà una progettazione che riguarda due fasi. Una è il tema della pista di atletica, perché quello è un anello che va recuperato tutto, perché attualmente non può ospitare le gare di atletica. E poi c'è tutto il tema della tribuna, che è un grande tema, c'è il tema della demolizione o della sistemazione dell'attuale, è un dibattito interno che attualmente abbiamo. E è un intervento più complesso, perché si parla di superiore al milione di euro, forse fino ad arrivare a 2 milioni, una soluzione di questo tipo.